importante. Forza Civoma! È pronto lo studio di fattibilità per il Mare Argento. Quali sono più o meno i tempi? Il protocollo dello studio di fattibilità dipende da questi ultimi confronti con l'amministrazione, ma direi 10 giorni, 15 giorni e lo studio di fattibilità sarà protocollato. Dopodiché scattano i tempi previsti dalla 147 2013, la legge Stadi, che in un massimo di 90 giorni il comune delibera il pubblico interesse dell'opera. Poi si passa al progetto definitivo e quindi alla conferenza dei servizi che di fatto delibera il permesso a costruire per incantierare il Mare Argento. Ma la cosa importante, come ho detto precedentemente, è che sia partito un iter amministrativo a norma di legge. È una cosa che ripeto sempre e che non è facile da cogliere, cioè che è la prima volta che a Napoli dal 1960 si parte in maniera coerente alla legge per valorizzare un impianto sportivo. Non era mai successo, perché presentare un progetto, presentare un rendering non significa nulla, naturalmente, perché c'è una norma precisa. Questa norma precisa in questo caso è rispettata. Come ho detto, il comune con i suoi massimi esponenti e con la parte tecnica ha dato solo collaborazione, solo buone idee, confronti, naturalmente non su tutto si è d'accordo, però zero blocchi, zero idee precostituite, quindi così come si lavora seriamente tra persone per bene. Ovviamente senza entrare nel dettaglio, ma che tipo di palazzo avete in mente? No, noi possiamo anche, diciamo, entrare nel dettaglio, perché naturalmente io l'ho fatto con grande entusiasmo, perché è una materia che mi diverte e mi appassiona. L'esempio più che rende meglio è il Palaolimpico di Torino, quello di Isozaki, quindi forme architettoniche estremamente semplici, perché è finito totalmente l'epoca degli archistar, perché i contenimenti dei costi di costruzione impongono forme più semplici. Sono due corpi che sono accostati, cioè l'arena vera e propria e la parte commerciale. In questo ricorda il Pavillon Atlantico di Lisbona, quindi dico dei nomi per quelli che sono appassionati di costruzioni. Direi che è un discorso che funziona. Sono 9.600 posti, divisi come in tutti i palazzetti tra posti fissi e posti telescopici. Lei sa che alcuni posti vengono incrementati a seconda della necessità. È un palazzo che tendenzialmente potrà essere polisportivo? Assolutamente, è totalmente polisportivo, perché non ha senso oggi costruire qualcosa che sia dedicata a un solo sport, direi nemmeno se fosse il calcio, quindi immaginiamoci il basket. Noi dobbiamo essere, lei sa che l'anno scorso la Serie A di basket ha avuto una media, mi sembra, di 3.800-3.900 spettatori, e parlo della Serie A1, quindi è un palazzo in cui è un'arena, quindi arena significa sport, eventi significano concerti, significa la possibilità di convention, significa banqueting, significa anche, come poi la legge impone, perché naturalmente, come tutte le leggi italiane, quasi tutti gli italiani conoscono il numero ma nessuno l'ha letta, impone che una parte abbia una funzione sociale. Noi questa parte con la funzione sociale l'abbiamo individuata e sarà dedicata all'apprendistato di alta formazione e ricerca. È una parte, diciamo, di superficie non estesa ma non piccola, che tra le altre cose riprende gli esempi di arene come quella di Rotterdam, come l'arena della capitale del Kazakistan, ma non mi ricordo qual è, in cui ci sarà anche la possibilità di formare giovani dai 19 ai 29 anni attraverso un provvedimento di legge, che è l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Ultima cosa, se si può dire, che investimento economico stiamo parlando e dal momento in cui si posa la prima pietra quanto ci vuole per costruire? Sono 62 milioni e 500
il totale dell'investimento economico, che è diviso in 45 milioni e 8 di costi di costruzione. Poi lei sa che in questi investimenti va finanziato non solo il costo di costruzione, ma va finanziato l'IVA, vanno finanziati i costi di struttura, e naturalmente, considerando che l'IVA è 10% sul costo di costruzione e 22% sui costi dei servizi, il numero è un numero importante, quindi per questo si arriva a 62.500. Io credo che in un anno ci sia la possibilità di incantierare, e nel momento in cui si incantiera, in due anni e mezzo. Però il punto, io ho una visione differente, cioè a me basta che vedo non la prima pietra ma la terza, perché di prime pietre nella mia vita ne ho viste molte, quindi mi basta la terza pietra alla Troisi, mi basta la terza pietra e starò contento.